Gran bella vittoria oggi da Tony. Festeggio, me non freddo. Sembra che abbiate vinto uno scudetto, ragazzi. Non avete un cazzo, appunto. Vittoria comunque difficile, sotto un campo difficile, sotto un tempo difficile, tutto difficile. Torno a dire parolacce, sì. Che è, oggi Manfredi è troppo folle. Perché non sa più non è felice perché non se l'è preso in culo oggi. Allora, qual è stato il segreto del successo? Il segreto del successo qual è stato? La pancetta. Dopo Pasquetta. Siamo andati al campionato, diciamo, taglia questa parte. Vabbè, c'è stato Manuel che ha fatto delle belle giocate. No, vabbè. È perché c'è il campo di merda, perché sennò no. Di merda come Claudio! Di merda come lui! Comunque Manfredi ha detto che se la prossima non vinciamo se la piamo. No, io l'ho detto, Lo dico. Perché siamo la prossima? Rockers. Lo dico. Allora, Rockers tra l'altro si è sfiorato la sfida fra i due termini, perché dall'altra parte c'è un termine, però non giocherà. La prossima. Perché ci sarà solo un termine, ovvero tu. Ci sarai solo tu. No, senti. Un pollo. Ma perché Paolo? Non lascio stare. Ma pensa per te. Ma io sono troppo forte. Ma ragazzi, ma ditegli qualcosa. Io sono troppo forte. Beh, c'è il termine. C'è il termine originale. Qualcosa da dire sugli avversari di oggi? Scandaloso. No, minchia, ci hanno fatto. Tiravano da. Peccato che noi siamo troppo forti alla fine. Com'è che non siete primi? Vabbè, perché noi abbiamo pietà degli altri. Sarebbe partito. Scusa, quante partite ci sono terminate? 8? 7? Essere a 35 punti o di più, che più c'è? Se staccare tutti gli altri, qual è il divertimento? Comunque, se arriva a 21. Infatti, scusa, dicevo che 7-40. Ma vero, perché contando tutti i bonus che facevamo a 35 giorni. Migliore in campo per finire? Sarro. Dichiarazione di Sarro. Zucca. Devi ringraziare almeno la squadra per dire così. Vabbè, quella è ovvio. Grazie ragazzi, però. Oggi hanno pareggiato 4-4. Ma contro chi? Contro Radio Free Team. Ok. Va bene, dai, vi saluto ragazzi. No, aspetta, 5 minuti. Ma che 5 minuti? Pubblicità occulta, ciao.